Ciao a tutti e oggi vi parlerò di quello che può essere un argomento legato alla salute e in più in particolare alla salute energetica, perché in un certo senso la tradizione orientale ci porta ad acquisire alcune informazioni importanti collegate al fatto che noi non siamo solo corpo, non siamo solo mente, ma siamo anche spirito. E come più volte ho ripetuto, la parte spirituale, lo spirito, è connesso alla parte energetica. Per quanto riguarda l'energia, talvolta noi possiamo percepirla quando ci sentiamo carichi, quindi quando sentiamo quell'entusiasmo, quella gioia di vivere, piuttosto che quando invece siamo stressati, che ci lamentiamo appunto di sentirci scarichi, senza forze. L'aspetto energetico è appunto questa sorta di connessione ad una sorta di caricabatteria, e questo caricabatteria in realtà è connesso alla Terra, ma potrebbe essere connesso anche al cosmo, dipende semplicemente qual è il canale preferenziale che ognuno di noi ha. Di sicuro una cosa importante è comprendere che in quanto esseri umani noi siamo connessi fra cielo e terra, quindi siamo fondamentalmente degli intermediari, e l'aspetto di essere intermediari ci fa comprendere anche quanto sia importante considerarci in questa vita degli esseri fisici che stanno facendo appunto un'esperienza nel corpo, ma in realtà siamo esseri spirituali. Quindi la malattia arriva quando l'aspetto spirituale, è collegato spesso anche all'anima, è imprigionato, è fondamentalmente racchiuso in un qualcosa che non lo lascia libero di manifestarsi e di esprimersi, e di conseguenza anche la parte energetica viene in un certo senso a calare fino al punto da sentirci appunto stressati. Uno dei motivi maggiori connesso allo stress è il lavoro, e di solito le persone stressate sono quasi sempre le persone che non amano svegliarsi al mattino e andare a lavorare con quella gioia e con quell'entusiasmo che dicevo prima. Quindi, che cosa fare per alimentare questa energia? Di sicuro ci sono tanti espedienti che si possono utilizzare. Il primo, ed è quello che io soprattutto suggerisco, in primis, è la possibilità di avere un contatto maggiore con la natura, perché la natura, e quindi la terra, la madre terra, ci dà l'opportunità di ricaricarci. Infatti basta fare, anche se siamo in città, una passeggiata in un parco, sederci su una panchina, fare una passeggiata se possibile anche a piedi nudi, piuttosto che in riva al mare, e avere proprio questo contatto con un albero, piuttosto che in un contesto che possa offrirci la possibilità di respirare e restare anche in quella solitudine di connessione profonda con la terra. Detto questo, mi divago sempre. Sono un po' dispersiva, ma talvolta è così. Riprendo il filo del discorso e ritorniamo alla salute energetica e al fatto che il corpo fisico si ammala quando c'è stata prima un'interferenza sul piano energetico. Cosa vuol dire? Che il corpo comunica un messaggio di qualcosa che abbiamo alterato su un piano spirituale, come vi dicevo prima, energetico, connesso chiaramente sia all'anima che allo spirito. Per quanto riguarda anima e spirito, vi ricordo che c'è stato poi un video che troverete sul canale YouTube per approfondire, se vi fa piacere, questa differenza. E quindi la medicina tradizionale cinese, in modo particolare, ha questo approccio energetico. Cosa significa? Che da 5.000 anni a questa parte, il più delle volte le cure non avevano uno scopo di risolvere il problema, ma erano soprattutto per fare prevenzione, visto che conoscevano i meridiani energetici, che sono questi canali lungo tutto il nostro corpo. E in India, per esempio,
esempio, si chiamano chakra e hanno diverse, diciamo, valenze, diverse funzioni, ma fondamentalmente parlano sempre del fatto che, il nostro corpo è dotato di un'energia che viene appunto canalizzata lungo, secondo la medicina tradizionale cinese, questi meridiani. E nel momento in cui si va a lavorare nello sbloccare e nel ripristinare il flusso energetico, laddove c'è un potenziale sintomo di una malattia o appunto un punto debole, facendo prevenzione si evita che ci si ammali. E questo sarebbe in un certo senso l'approccio migliore di quello che potrebbe essere la medicina, nel fare appunto prevenzione. E non cura. Ad ogni modo, gli aspetti che ci portano alla malattia possono essere intesi anche, come dicevo, sotto forma di messaggi. Cosa significa? Che in base alla parte del corpo che sentiamo in tensione, piuttosto che un disagio, piuttosto che un disturbo, significa che il nostro corpo ci sta inviando un messaggio preciso, sia per quanto riguarda la zona specifica, l'organo specifico, ma anche se si trova sul lato destro o sul lato sinistro. E questo aspetto è piuttosto affascinante. Chiaramente bisognerebbe conoscere l'aspetto yin, l'aspetto yang, e sommariamente vi posso dire che il lato destro è rivolto come energia al maschile e il lato sinistro al femminile. Quindi il lato sinistro è connesso allo yin e che sarebbe nella parte del Tao l'aspetto del nero, del buio, legato alla luna, legato all'argento. Potrei andare ore e ore, però mi fermo. E invece l'aspetto dello yang è collegato nel Tao alla parte chiara, quindi di solito è bianca, e quindi al sole e all'energia maschile. Non dimentichiamo che quando parliamo di maschile e femminile non è riferito al genere sessuale, ma a proprio all'energia che in realtà ha soltanto questa potenzialità negativa e positiva, un po' come la corrente, e non ha un riferimento, come dicevo, di genere sessuale, perché in realtà in ognuno di noi c'è questo equilibrio e quindi in ognuno di noi c'è un aspetto maschile e femminile, un'energia positiva e un'energia negativa, ma nel senso di corrente, se proprio possiamo dirla così. Ritornando sempre al discorso di come salvaguardare la nostra salute da un punto di vista energetico al fine poi di non ammalarci come disturbo, è preferibile stabilire una connessione con noi stessi e solitamente il respiro è alla base. Stabilire questa connessione attraverso il respiro e oggi mi piacerebbe darvi questa indicazione. Fondamentalmente ci sono alcune indicazioni da seguire, sono veramente semplici. La prima cosa è trovarsi un momento affinché si possano dedicare quei 5 minuti, 10 minuti in una giornata. Dico questo perché è preferibile che si stabiliscano anche determinati giorni e quindi decidere che per una settimana, per 2 settimane, per 3 settimane, ancora meglio, per un mese, ci si ritaglia questi 5 minuti, 10 minuti, anche soltanto 2 minuti. Se proprio non riuscite a ritagliarvi 5 minuti nella giornata per dedicarlo al respiro, bastano anche appunto 2 minuti per 30 giorni. Vi posso garantire che dopo 30 giorni la differenza rispetto a oggi, che magari deciderete di incominciare, la differenza è evidente. E poi mi farebbe piacere se poi lasciate un commento ed eventualmente se avete bisogno di ulteriori suggerimenti o indicazioni. Detto questo, stabilendo quindi un accordo con voi stessi di dedicare tot minuti e tot giorni, potete procedere nel fare queste piccole accortezze. Sicuramente spegnere il cellulare, perché il cellulare lo abbiamo sempre con noi ed è una fonte, sicuramente anche solo ricevere un dlin del messaggio potrebbe risultare fastidioso e soprattutto far perdere quella concentrazione, soprattutto i primi giorni. Quindi spegnere il cellulare e ritagliarsi, che
anche in ufficio, che sia in ufficio, che sia in casa, senza decidere di andare fuori, magari per le persone più pigre, è come dire, un passo in più per poterlo intraprendere e portarlo a termine, decidere di ritagliarvi questo spazio senza cellulare, trovate una posizione comoda, dopodiché cosa farete? Semplicemente chiudendo gli occhi e quindi in un modo leggero le palpebre, staccate la lingua dal palato e portate semplicemente attenzione al respiro, inspirando ed espirando. All'inizio potreste farlo anche inspirando dal naso ed espirando sempre dal naso. Portate semplicemente attenzione al respiro e fatelo portando in tutta la vostra essenza la presenza, ciò che state facendo. Quindi inspirate con il naso ed espirate con la bocca socchiusa. Inspirate con il naso ed espirate con la bocca socchiusa. Basta farlo anche soltanto 3-4 volte, stabilirete una connessione interiore che vi consentirà di fare un silenzio. Vi consentirà di avere un raccoglimento e in questo raccoglimento semplicemente restate. Vi posso dare questo ulteriore suggerimento. Qualora arrivassero a voi dei pensieri, fate in modo che attraverso l'espiro, quindi quando buttate fuori l'aria, buttate fuori anche proprio quel pensiero che è arrivato o una visione, una qualsiasi cosa che possa magari andare a turbare il momento di raccoglimento, potete appunto visualizzare che questo pensiero vi abbandoni e così come vi abbandona un pensiero, fate in modo che vi possano abbandonare quelle zavorre, quei fastidi, quei eventuali turbamenti, qualsiasi cosa scomoda, pesante che vi possa essere in quel momento di peso, utilizzate il respiro per far sì che ve ne liberiate e questo è il primo approccio dell'ABC per stabilire una connessione con voi stessi e preparare il terreno affinché l'energia possa incominciare a fluire dentro. Mi farebbe piacere se voi lo fareste come esperimento e mi sappiate dire quali sono i cambiamenti che avete notato fin dal primo giorno? Perché in realtà bastano proprio quei 5 minuti, se possibile 10 minuti di respiro consapevole, così come vi ho insegnato, e vi posso garantire che qualcosa cambia ed è qualcosa che possiamo fare davvero in qualsiasi momento della giornata. Basta semplicemente annotarlo come facciamo con tante cose, con gli impegni quotidiani, proprio annotarlo come qualcosa che è importante che voi facciate. Direi che per oggi è tutto e vi mando un bacio e un abbraccio cosmico.